Eccoci pronti nella mattina di Millennium a parlare di un altro degli eventi che ci coinvolge anche personalmente come radio. Parliamo di questa incredibile e bellissima Lecco City Elf Marathon che si svolgerà domenica 3 marzo, la 12ª edizione. Noi abbiamo l'organizzatore con noi, Renzo Straniero, che salutiamo. Renzo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io ho già detto, l'ho già presentata dicendo che, ma lo dice, si dice anche nello spot che va in onda, che presenta questo appuntamento, è una maratona non come tutte le altre, ma diversa per tanti motivi. Vogliamo elencarli, vogliamo raccontarla questa Lecco City Elf Marathon? Sì, volentieri. Guarda, è già stata definita una delle più belle, delle più proprio affascinanti maratonine d'Europa. Perché? Perché innanzitutto è su due giri completamente pianeggianti, per cui la gente ha modo di vedere diversi passaggi degli atleti. Il fatto che sia un percorso pianeggiante dà la possibilità agli atleti di fare dei buoni tempi e dei buoni record personali. Anzi, quest'anno penso proprio che, visto la presenza di importantissimi atleti, crollerà anche il record, il muro cronometrico della manifestazione. Quindi è una manifestazione, come tu hai già in parte detto, che è aperta soprattutto, come tutte le maratone, piccole o grandi che siano, agli sportivi, ma possono parteciparvi anche, diciamo così, le persone comuni o no? Assolutamente sì. La maratonina di Lecco è su due giri. Il doppio giro è riservato agli agonisti tesserati, FIDAL. L'unico giro di 10 km di 540 è aperto a tutti. Infatti questa manifestazione è importante per Lecco, è bella per Lecco perché accoglie un po' tutti coloro i quali vogliono passare una mezza giornata sportivamente, in allegria, in un posto fantastico che è il lungo lago di Lecco sostanzialmente. Infatti questa è la particolarità, e se andate poi a vedere anche su Instagram, su Facebook, insomma in tutti i posti in cui ci sono anche delle foto che testimoniano questo evento, o chi c'è già stato, chi ha già visitato anche la vostra città, sa benissimo che già uno ci passeggia. E fare questa cosa che è, diciamo così, la voglia di mettersi a correre, quasi a competere magari anche con gli amici, non in maniera agonistica, ma fare una corsettina con gli amici, però in un posto molto bello che vi dà una visione di insieme tra il lago, le bellezze architettoniche della città, che è veramente unica al mondo. Certo, il lago di Lecco, le montagne che sovrastano il lago, e poi c'è un passaggio anche, diciamo, storico, architettonico, lungo il rione di Pescarenico che è citato anche dal Manzoni, per cui natura, architettura, storia, abbiamo un po' di tutto. È un percorso completamente chiuso al traffico, coinvolgiamo anche in parte la superstrada di Lecco, sempre a terrazzo sul lago, per cui uno corre veramente secondo me in un contesto, diciamo, unico al mondo, dai. Bellissimo, bellissimo. Dovremmo cambiare l'inizio del libro di Manzoni con quella maratonina sul lago di Como invece che quel ramo. Cambiamo esatto, così. Esatto. Grazie Renzo. Renzo Straniero, organizzatore della Lecco City Half Marathon, questa domenica 3 marzo, ovviamente partecipate numerosi, ma sicuramente vi sarete già iscritti in tantissimi, e noi saremo presenti come radio, e se volete riascoltare anche l'intervista basta andare sulla sezione podcast del nostro sito radiomillennium.it. Grazie ancora Renzo e buona corsa. Grazie a voi, vi aspetto tutti a Lecco. Ciao.